mezzo, buongiorno Walter. Su questo mezzo del CTM, esattamente la linea M, che riguarda anche la carrozzina, se così possiamo chiamarla, che per l'appunto tu devi utilizzare tutti i giorni, perché sono il prolungamento, passami il termine, dei tuoi piedi e delle tue gambe. Sì, perché io sono 38 anni senza rotelle, ce l'ho da un anno e mezzo e ho difficoltà nello spostarmi. In casa lo smonto, però quando esco in strada si monta e mi sposto con questo tri-rider, che è una ruota con un manubrio elettrico. Il 25 luglio, intorno alle 17:20, mi trovavo in via Baccaretta, in una fermata predisposta a disabile con bollino verde, sotto il sole a 42 gradi. Ho fatto la mano per salire nel pullman perché dovevo rientrare a casa, e è sceso questo signore a urla, che è un artista che non stava guidando però, e mi ha detto: lei si deve mettere via. Ho detto: guardi, già 10 mesi fa mi ha anche sbattuto dentro il pullman, gli ho detto è la stessa cosa, non riesco a drizzarmi. Ma chiedo scusa Walter, questa persona era un dipendente? Un dipendente CTM che non stava guidando, per la fianca all'autista, che poi è sceso tre fermate dopo in Vellecciusa e è andato al deposito. Beh. Lui, come mi ha sceso la pedana, come sta a urlare, gli ho detto di non urlare tutto, mi ha detto: lei non deve guidare, salire in questo pullman, deve usare il microbus. E io gli ho detto: io salgo dove voglio io ho la testa, la panca, voglio salire qui. Lei non deve salire più, perché se risale la butto giù dal pullman. Questo con testimoni, eh? E gli ho detto che non deve parlare così. Ha detto: no, lei la butto giù dal pullman. Ha detto: a questo, per non farlo salire più nel pullman, bisogna dare una fucilata in faccia. Addirittura. Ma questo a me non me lo deve dire, perché io adesso... Io farò un vecchio da marcipiano e andrò anche in questura. Io non mi devo minacciare. Sempre a urla, una signora si stava sentendo male, ha detto di smetterla, di prendermi a urla, perché sennò chiamano i carabinieri. Meno male che è durato tre fermate, lui è sceso poi al CTM in Vellecciusa e gli ha detto all'autista: auguri con il gusto umano, auguri con questo pazzo. Io ho trattenuto le lacrime, sono stato malissimo, perché non si può dire a un disabile che sta a 38 anni soffrendo sulle ste rotelle che ti do una fucilata in faccia se risali nel fulma. Alla mia fermata, alla vetreria, è scesa l'autista mortificato, e sono scese queste tre persone, mi hanno dato nome, cognome e numero di telefonino. Io l'indomani sono andato al CTM, ho parlato col presidente Carlo Arba, gentilissimo, e mi ha fatto quale che l'ho preso da lista, dispiaciuta. E poi mi ha fatto parlare anche col direttore generale, che mi ha chiesto il direttore generale scusa tutto a nome del tuo CTM, e che non sarebbe più successo. Li ho ringraziati, loro hanno rintracciato una persona, dopo tre giorni l'ho incontrato a Birri, e salì, sì, ho fatto la mano, quando ho visto lui mi sono ghiacciato, e mi ha detto: lei si deve mettere dritto. Le ho detto: me ne sono andato. Perciò non so cosa ha fatto il CTM, se dopo un paio di giorni guidava il pullman a questa persona. Quello che chiedo io, questa persona non deve parlare male così una persona che soffre ogni giorno, anzi ci dovrebbe aiutare. Ma qual è il mio errore? Perché non riesco a stare dritto nel pullman, non è colpa mia se il pullman è vecchio, per questo merito una fucilata in faccia. Quello che mi dispiace è che era il 25 luglio, era un giorno bellissimo per me, perché era il compleanno di mio nipote, 13 anni, dico, me l'ha rovinato. Spero che qualcuno intervenga, perché non succeda mai più una cosa così a un disabile senza rotelle. Io Walter non ti ho assolutamente interrotto e mi metto al tuo fianco, perché grazie, la mia piena, grazie, piena solidarietà. E penso non solo per un consigliere comunale, un giornalista, un cittadino, comunque non vanno taciute o occultate queste storie. Va detto questo, il CTM naturalmente è intervenuto, si è scusato, però queste scuse bastano da un lato, dall'altro lato non bastano, insomma potrebbe risuccedere questo personaggio. Che può rispondere, certo, sì, a questo personaggio, certo, può intervenire, può dire la sua, anzi speriamo che ci sia un dialogo. Questo è il servizio. Che sono stati chiamati dall'hotel Sadarista, hanno mandato un'email spiegando tutto quello che è successo, della fucilata in faccia, l'ho buttato il pullman. C'ha tutto il CTM, ma deve prendere provvedimenti il CTM, perché io non devo aver paura a usare il pullman. Io lo uso 7-8 volte al giorno, è un mio diritto a salire il pullman, non me lo devono togliere.
perché sono in ferie, lavoro e le mie ferie me le passo, prendo il pullman andando, non so, a fare una passeggiata, a leggermi un giornale a Monteolpino sotto il fresco, un caffè, non faccio del male a nessuno, non lo merito questo. Walter, cosa avrebbe potuto scatenare questa ira di questa persona? Cioè le dimensioni, parliamo delle dimensioni dei tuoi, passami il termine, piedi di metallo, il prolungamento delle tue gambe. Non riesco a stare dritto nel CTM perché c'è il tri-rider, ma anche se non c'è il tri-rider ci sono sempre i sedili rotti, le cinghie rotte, ma poi le cose si dicono in un certo modo, non a urla così, perché a oggi dopo 9 giorni io sto sempre male e ogni volta che prendo il pullman ho paura di incontrare questa persona, questo autista, e infatti l'ho rincontrato e non sono salito. Immagino che non tutti gli autisti, no, ovviamente non hanno comune, carità, abbiano, no, diciamo, questi, no, scleri, no, fatemi passare il termine. In questi anni, 100, 200, sempre di più. Sì. Anche io, va detto, ho tanti amici autisti, viaggio su questi mezzi, però tu hai un'immagine che prima mi hai fatto vedere con la videocamera spenta, la puoi ritrovare, l'immagine che dimostra di come però su alcuni mezzi pubblici di trasporto pubblico, con una normale carrozzina, una carrozzina un po' più lunga, vi sarebbe della difficoltà a salire. Io sto così, ok, però guardate un po' qui, guardate, io mi dovrei mettere lì, ma come faccio a mettermi lì se è tutto rotto? Guardate, lei è rotto, ma sono quasi tutti così. Poi qui non ci sta il tri-rider, guarda, te lo vedi? E io sto poco di profilo, quei 30 centimetri che escono fuori a questo signore l'ha fatto uscire di testa. Mi rifai vedere l'immagine a quanti ci seguono del... Ecco qua, io dovrei sollevare questo, mettermi in schienale qui, ma se è tutto rotto. Ma su 10 ce ne sono 9 così, e questo lo sa il CTM. Bene, sicuramente questo appello, Walter, verrà, non ho dubbi, recepito per l'appunto dal CTM, al quale va comunque la nostra rinnovata, possiamo dirlo, stima per quanto fa per la città nel far viaggiare i mezzi in questa nostra città, però con persone, possiamo dire, il più professionali possibile, competenti. Competenti, e scusa e concludo, volevo dirti questo, e non con barriere architettoniche umane che bloccano chi ha una disabilità. E non lo auguro a nessuno, però mi ha colpito la dottoressa Darista, una persona molto sensibile che ha detto queste testuali parole. Con tutto quello che facciamo noi, questo mi ha rovinato il tutto, perché loro c'entrano con l'autobus, c'entrano che portano i disabili al Coetto, fanno tanto, hanno fatto anche un corso agli autisti per i disabili del tutto. E questa ha rovinato tutto. E allora, speriamo che questa persona... Mi scusi, io non so nessuno pericolo, però questo è un pericolo. Io ho avuto paura e ho paura ogni volta che lo vedo. Cambio curva, non lo prendo. Ho sotto il sole, ma non ne prendo tutto questo signore. Un abbraccio per adesso virtuale da tutti gli amici che ci seguono e commentano. Grazie. Tanti auguroni, Walter. Ci sentiremo presto, grazie, e sicuramente avrai presto delle informazioni, delle notizie. Grazie di cuore, grazie.